Ragazzi, buonasera. È venerdì, c'è il Festival di Sanremo e a noi non ce ne frega un cazzo. Eccoci qua, buona serata. Eccoci qua, benvenuti, come detto, in questo venerdì. E siamo qua, siamo un po' così a fare un po' di prove tecniche per vedere se tutto funziona per bene, tutto a meraviglia. Salutiamo subito Andrea che ci fa notare, nonostante il festival, io sono qua. Andrea, fedelissimo, il nostro Bicicchi. Ciao Andrea, buonasera anche a te. Buon 5 marzo, è il 5 di marzo oggi, dico bene? Stasera un po' di afro, giusto per così fare una piccola parentesi di una mezz'oretta. E poi domani sera ci vediamo con la Jack in House. Ci sentiamo e ci vediamo con la Jack in House. Salutiamo ovviamente il nostro caro stregato, gli amici della notte. Siamo e ritorniamo in quelli della notte. E a proposito di saluti, salutiamo anche Olga. Ciao cara, benvenuta tra noi. Siamo contenti, felici che tu sia dei nostri. Soprattutto visto e considerato che ci fai anche complimenti per la musica, ci fa molto piacere. Sai che ho sbagliato anche gli occhiali stasera? Ho messo gli occhiali quelli che, come dire, vedo meno. Ci vedo poco con questi. Ci provo però, dai. Dove ho messo gli altri occhiali? Per favore, portatemi gli altri occhiali. Con questi ci vedo poco. Che vuoi? L'età. Oh yeah. Un po' di afro house stasera. Sì.
Siamo, ritorniamo in quelli della notte. Salutiamo tutti gli amici dalla Romagna, in particolar modo dalla costa adriatica, e salutiamo ovviamente anche quelli che ci seguono dalla Versilia. Ciao ragazzi, il mio cuore è sempre con voi ovviamente. E da un po' di tempo si è dimezzato, si è dimezzato un po' di qua e un po' di là, dai. Stasera lavoriamo anche con 4 deck, addirittura 4 deck A, B, G, D. A, B, G, D. Un po' di afro, di quella bella. Adesso andiamo un po' in chiesa. Sembra strano, ma andiamo in chiesa. Andiamo a trovare il Papa. Andiamo in cattedrale. È il santo. Così si intitola, è il santo. Come sempre, se non dire che le dita. Bella, di quella tosta, è il santo Gioeschi. È il gattaccio, è il gattaccio, lo stregato, è il nostro produttore ormai confermato, è il nostro produttore ufficiale dalla Versilia. Dalla Versilia all'Adriatico, o meglio dal Tirreno all'Adriatico, dalla Versilia a Rimini, Riccione e giù di lì. Se è il Santissimo. Madre mia della carità. Un salutone che va anche a Pietro, ciao, grazie per il ministro come sempre, ciao Pietro, come sempre tra di noi il nostro mitico Lazzarini, oh! È il santo. In questo venerdì 5 marzo e con l'occasione vi ricordo sempre, mandate un po' di commenti ragazzi, un po' di commenti, facciamo una mezz'oretta insieme giusto per fare un po' di prove tecniche, e quindi commentate, che così vediamo se tutto funziona per il meglio, dai. Domani sera cambiamo genere, domani sera facciamo una bella puntatona, una bella seratina insieme, non ce ne frega un cazzo del Festival di Sanremo, e domani sera cambiamo genere. Stasera un po' di afro, giusto per fare qualche prova tecnica, domani sera un po' di Jackin House, facciamo un po' di 70-80 in versione Jackin. We'll be right back.
come si titola questa? Ciano, Ciano. Ciano, 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 Ciano! Sono contento, Olga, che si senta bene l'audio, mi fa piacere. Non a caso è una prova tecnica, stiamo provando proprio quello per domani sera. Serata clou, il sabato, la serata clou, il nostro appuntamento con Esco di Radio, Escobar. Me gusta Escobar. Domani sera, Jack in House 70-80, rework, le canzoni 70-80 rivisitate. Tra poco avremo modo anche di collegarci con lo Stregato, ma chi lo sa, chi lo sa. Vediamo se abbiamo modo di fare due parole insieme, dai. Che andiamo con la prossima, la prossima la conosciamo già, l'abbiamo già gustata in varie versioni, ma non in questa, nella versione Afro House. Eccoci qua, eccoci qua. Ci sei, ci sei.
Ci sei, ci sei? Pronto? È il volume troppo ci alto. Sono. Mi senti? Mi senti? Aspetta, eh. Mi pronto? Senti? Mi senti? Ti sento. Ok, ok, ok. Avevi il volume troppo alto, probabilmente. Ciao Stefano, pronto? Pronto? Eccoci, ci sei. Gatto! Ciao! Oh, finalmente, dai. Quanti problemini sempre abbiamo? Quanti? Qualche problemino abbiamo sempre, però ci siamo, dai. No, 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 ci siamo, ti sentiamo benissimo, spero che vada tutto bene. Io sul monitor... Sì, va tutto bene. Ok, ok, è una prova tecnica questa, solo per vedere che tutto funzioni a dovere. Lo so. Chi c'è? Io rimbomba tutto. Chi c'è lì con te? Chi c'è? Con te, sento delle altre voci, c'è qualcuno lì con te? Una voce che riverbera da dentro. Ho capito. Abbassa il volume del computer, dai, ascolta tutto quanto tramite telefono. Ok. Ok. Oh, perfetto, okay. Dai, adesso va meglio, dai. Allora, che ci racconti di bello, che succede dalle tue parti? Allora, vi racconto che anche qua passiamo in zona rossa. Ma zona rossa addirittura? Sì, penso da domenica siamo tutti in zona rossa, come Bologna, come anche Ascuna, penso. Cazzo, la metti giù brutta, mi pare. Non saremmo qua, Marco. No, non mi pareva che il nostro governo avesse deciso che l'Emilia Romagna rossa, non... sì, so che siete rossi per altri motivi. Sono arancioni più scuri adesso, però. Arancioni più scuri, sì. C'è molto, mi dicono che diventiamo rossi tutti quanti, come l'anno scorso, ci troviamo sotto questo periodo bastardo, scusami la parola. No, certo, è questo. Quello purtroppo è così. È così, io se fossi un governatore, visto che c'era un Conte, c'è un Draghi, c'è un Grillo pronto a sgraffigliare, ci manca solo il gatto. Il gatto non è al governo, anziché fermare il popolo e i negozianti, fermerebbe tutte le auto a combustione. Perché fermereste tutte le auto? Che andrebbero a benzina, a gasolio e a metano, per progredire un motore a idrogeno liquido. E quindi ti bloccheresti tutti quanti praticamente? Lascerei aperti i negozi e tutto quanto, perché sì, la natura ci sta venendo contro. E questa cosa praticamente, che io ribadisco da 25 anni e che scrissi già 25 anni fa, sta venendo avanti il malessere della natura, cioè ci viene contro. Praticamente tutto quello che respiriamo rimbalza sul cemento, dallo tubo di scarico della marmitta, ragazzi, respiriamo quello che rimbalza, perché la natura non la sopporta più. Quindi noi tocchiamo i passamano delle ringhiere con le mani, poi ce le mettiamo in bocca, ce le mettiamo in viso, ecco il Covid. Io non sapevo che si chiamava Covid, nemmeno io, però avevo già messo scritto che affrontavamo malattie respiratorie, malattie leucemiche, malattie tutte di questo caso qua. Comunque, non voglio spaventare nessuno, io e Marco siamo qua, stiamo dando dei segnali. Ti vedo e ti sento molto carico stasera, eh? Sì. Diciamo che è stata un'impresa per poi affrontare magari domani sera il discorso. Chi ci ha ascoltato fino adesso si sa, si va avanti progredendo in un certo modo, portando un messaggio umanitario. Certo. Oltre alla musica c'è qualcosa in più? Sì, c'è questo messaggio umanitario che io mi sento di portare avanti insieme a te, perché ho scelto te e tu hai scelto me. C'è anche Mattia dietro, ricordiamolo. Certo. Lo salutiamo senz'altro. E poi comunque dai, piano piano porteremo avanti tutto il discorso, insieme a tutti quelli della notte. Senti, a proposito di quelli della notte, fammi salutare anche lo Zingaro Buono. Bravo. Fammi salutare Nicola. Fammi salutare Nicola che è con noi stasera. Ciao Nicola, lo Zingaro Buono. Non ha nulla a che vedere con lo Zingaro di Ibrahimovic, ovviamente.
No. Io non è che abbia anche il calcio, però purtroppo. Ragazzi, mi verrebbe voglia di dire, ma ragazzi, state guardando Sanremo? Perché no? Perché sta cosa poi mi fa impazzire, no? Perché poi. Allora, quest'anno ancora di più rispetto agli altri anni, sappiamo i motivi, insomma, legato un po' al Covid, legato al fatto appunto dei vari compensi tra presentatori, ospiti, eccetera, eccetera, visto che l'Italia è in delirio totale e quindi c'è un'incazzatura da paura, e questo è ovvio, no? Però tutte le volte, tutti gli anni io guardo sempre un po' i commenti che facciamo su Facebook, sui vari social. Io non guardo Sanremo, io spengo la TV, io non guardo Sanremo, una cosa, l'altra, sotto, e poi regolarmente magari scopro che molti amici invece sono lì, Zac, Le Becco, che stanno guardando Sanremo. Vabbè. Esatto. È vero? Esatto, l'ho scritto in chat adesso, esatto Marco, perché purtroppo il popolo italiano è come un gregge, dove comincia a dare una pecora ne aggiungi due. Non a caso aspettiamo l'immunità di gregge. Esatto. Che speriamo arrivi molto presto. Delle cose che scrivo sul mio profilo, no? Però non so se tutti quanti la leggono, perché non voglio che nessuno legga tutto quanto quello che scrivo io, però quando scrivo cose logiche. È vero. È di logica e di cognizione, cioè è inutile. Ragazzi, seguite lo stregato, porca miseria! Ascolta caro, io che dire, ti volevo salutare perché vorrei ancora suonare un paio di canzoni e poi ci salutiamo, perché tutto è rimandato a domani sera, visto e considerato che domani sera tra l'altro cambiamo anche un po' di genere. Stasera abbiamo fatto una prova tecnica giusto per vedere che tutto funzioni per bene, mentre domani sera abbiamo un po' di Jack in House, andiamo a ricucare anche un po' di 70-80 nella versione rework, nella versione rivisitata. Caro, per combattere il nostro festival di Sanremo, noi ci saremo per tutti quelli della notte, per Marco. Bravo. A noi del festival. La serata che verrà fuori meglio di tutti gli altri, perché metteremo anche la musica 70-80-90. Ok, a noi del festival non ce ne frega un cazzo, dai. Assolutamente. Quest'anno più che mai. Ma forse non abbiamo il tempo, perché quando andiamo in onda noi domani sera il festival è in pieno svolgimento, quindi non avremo nemmeno l'occasione di nominare, e poi non ce ne frega niente di nominare il vincitore dell'edizione 2021. Esatto. Ciao gatto, esatto. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao caro. Ciao. Buona la prima sempre. Buona la prima sempre. Ciao caro. Ciao. Ciao. Allora, ancora un po' di Apple House, ancora una canzone barra due, poi ci salutiamo, una piccola prova tecnica questa sera, in collegamento anche da quel di, dalla costa adriatica, sì, proprio così. È il nostro mitico volo 745 che parte dall'Adriatico, arriva al Tirreno e viceversa, passando ovviamente per Firenze. Io sono qua in diretta da Firenze, da casa mia, e poi aspettiamo l'estate, dai, aspettiamo l'estate, vogliamo l'estate. We'll be right back.
ancora una canzone prima di salutarci in questo venerdì. Stasera siamo anche senza voce. Lo sento. Giornataccia. Le temperature che non ci aiutano, dal caldo al freddo, dal freddo al caldo. La voce, il fisico ne risente. Che vuoi? Vabbè, non abbiamo più l'età. Un salutone, un abbraccio, un bacio che va anche a Alessia. Ciao cara Meloni, che non è la Giorgia, ma è l'Alessia. Perché se non ti lecchi le dita. Ultima canzone afro questa sera, in questo venerdì. Domani sera ci rivediamo, come detto, ci risentiamo e ci rivediamo. Domani sera check in house 70-80 Reworld. C'è un po' di afro e anche un po' di elettronica, un po' insieme, dai. Come dice sempre il gatto, non c'è trucco, non c'è inganno. Marco Ago, tutto l'anno. Un abbraccio, un saluto. Passiamo e ritorniamo in quelli della notte. Ciao ragazzi, ci salutiamo qua. Un abbraccione ovviamente anche a quelli della Versilia. Come va da quelle parti? Solite incazzature, come è ovunque in Toscana. Qui siamo arancioni, non capiamo bene dove andremo a finire, se torneremo rossi. Speriamo di no. Ci vediamo domani sera. Check in out. Domani, sabato 6. Fate bravi, eh? Soprattutto stanotte, mi raccomando. Lo dico sempre. Fate l'amore con il sapore. 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 Fate l'amore con il sapore.